Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Siete disposti a prova, maturità e attributi, ci doveva parlare data l'ultima settimana, il Rimini manca l'appuntamento più importante in tutti i sensi, ad iniziare dal disastro tecnico di Martini fino ad arrivare al terzo gol subito, minuto 35 del primo tempo, che è valsa una resa annunciata in campo ma non alla vigilia, specie per quei pochi intimi partiti da Rimini per aspettarsi una reazione da squadra, ma così non è stato. L'ultima volta si giocò a Legnano, ora nei professionisti la Virtus ha la sua casa, e di casa si tratta come quando Casarotto al quinto serve Danti, che lasciato colpevolmente solo in di rigore ha il tempo di stoppare il pallone e di trovare in mezza girata il gol del vantaggio. Il replay ci mostra la disattenzione della difesa biancorossa. L'esterno è nuovamente protagonista quando recrimina per un fallo di mano di Calombo in area di rigore. L'arbitro in questo caso decide di sorvolare. Il Rimini si vede solamente un minuto dopo. Alimi prova a fare tutto da solo calciando in bocca a Giacomel, ma al 17esimo la Virtus raddoppia, calcio piazzato battuto a Manfrin, colui che a cori voleva Rimini, ed ecco la pura dimostrazione col pallone indirizzato nell'angolo alla sinistra di Scott. La Virtus ci prende gusto, Ferrara dopo una buona incursione serve Danti, la cui conclusione viene murata in corner. Il Rimini replica con questo pallone che si spegne alto, ma è al 34esimo che la truppa di Martini saluta l'avversario. Ferrara è tempo di prendersi un tè freddo, di riprendere il cammino e di infilare così Scotti. 3-0 e fine dei giochi, gioia meritata ovviamente per la formazione di Fresco. Nella ripresa al 50esimo la Virtus Venco troverebbe anche il poker con l'ex difensore Sant'Arcangelo Sirignano, gol annullato per fuorigioco. Il Rimini prova a rispondere direttamente a calcio piazzato battuto da Palma, Giacomella alza la palla sopra la traversa, alta ripartenza dei veneti, Ferrari in becca Grebach che tenta in lobo a scavalcare Scotti alzando di poco la mira. Al 61esimo anche la dea bendata non sposa i colori biancorossi, Volpe fa tutto bene trovando sulla propria strada un super Giacomel che respinge la sua conclusione in corner. Lo scambio Buonaventura Volpe farebbe gridare anche al gol, ma Giacomel c'è, mentre Grebach con un ottimo gioco di gambe sfiora la marcatura, pallone che si spegne al lato di un nulla. Piccioni da poco entrato all'83esimo prova direttamente a calcio piazzato a sorprendere Giacomel, nulla da fare. Buonaventura invece girata chiama l'intervento l'estremo di casa, invece in contropiede la Virtus Venkov sfiora ancora una volta la rete, ma a chiudere su Frinzi ci pensa Scotti. Partita bruttissima per il Rimini, non esistono ulteriori commenti, la Venkov vince meritatamente, il Rimini non morde, se punge lo fa timidamente solo nella ripresa. Se si gioca così la strada della D è davvero a un passo. Il migliore per la Virtus Venkov per Grebach, gioca in vente e sfiora la marcatura, gli altri invece rispetto a lui vanno a bersaglio. Ferrara si gioca la palma di migliore in campo proprio con il centrocampista. Per il Rimini non esistono migliori in campo, ma esiste il gol di Manfrin che serve a dare una scossa, un giocatore voluto da Cori ma perso per problemi di budget. La differenza in C la fanno e come i soldi.